L'amore era vissuto in modo libero. Non c'erano le categorie homo, etero o bi. C'era l'amore, che doveva essere vissuto in modo naturale, bello, cosa giustissima. E come si chiamava? Mincius Maximus. Pensate che l'uomo romano culturalmente era bisessuale. È un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio. C'è da ridere su Marco Pisellonio. Un imperatore come Claudio, che era etero, era visto in un modo un po' strano, come una sorta di eccezione in questa società. Giulio Cesare era bisessuale. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Insomma, lo capite, era un modo di concepire l'amore. Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico. Marco Pisellonio. Ha una moglie, cosa credi? E lo sai come si chiama? Si chiama incontinenza. Incontinenza delettana. Silenzio! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro!